ragazzi italiani stanno male, non sono in difficoltà sicuramente, ce lo stanno dicendo in tutti i modi, ci stanno dicendo che hanno bisogno di ripartire e noi questo. dobbiamo cercare a tutti i costi, da adulti, adulti responsabili, di andare avanti, perché la pandemia passerà e ahimè il trauma purtroppo in molti casi resta o resterà. In questo momento vediamo ragazzi più arrabbiati, più in difficoltà. È aumentato l'isolamento sociale, è quasi il 30%. Il nostro numero verde, le richieste d'aiuto sono praticamente triplicate nell'ultimo anno. Sono aumentate le situazioni di autolesionismo, purtroppo anche i numeri legati ai tentativi di suicidio e ai suicidi sono in forte aumento. Il trauma si può mostrare in tante forme. Una delle principali è l'irritabilità, uno dei primi segnali quando c'è in particolare un meccanismo a sfondo depressivo è proprio l'aggressività e la rabbia. Negli adolescenti si presenta così ed ecco perché in questi ultimi mesi sentiamo sempre più spesso probabilmente di risse o situazioni di aggressività e violenza. Penso che il primo passaggio deve essere quello di capire che hanno sofferto, quindi dare valore alla sofferenza, dire ti capisco, so che sei in difficoltà e non sei solo, no? Sei insieme a noi e noi ti possiamo aiutare. Chiedere com'è andata la loro giornata, com'è andata la loro giornata anche online, visto che molto tempo lo passano per esempio in DAD. Quindi chiedere di informarsi vuol dire prendersi cura, quindi iniziare a dare valore al fatto che loro hanno sofferto. Il sistema non funziona più perché i numeri delle neuropsichiatrie sono esplosi, quasi tutte le neuropsichiatrie italiane sono piene, quindi non sanno più dove mettere i ragazzi in difficoltà. Il benessere psicologico in Italia è sempre stato sottovalutato e ancora una volta attraverso la non approvazione dei voucher psicologici o del bonus psicologo abbiamo dimostrato che facciamo ancora tanta differenza fra quello che è malattia fisica e malattia mentale. Penso che uno dei messaggi che si può dare a una persona, a un ragazzo che è in difficoltà, è quello di dirgli che la possibilità di uscita c'è sempre, c'è sempre una via di uscita, di affidarsi ai propri genitori che potranno consigliarlo, oppure di utilizzare tutti quei servizi che sono presenti, Quindi di rivolgersi con fiducia a questi enti che sicuramente potranno aiutarli anche solo a dargli delle risposte, perché molto spesso i ragazzi sono impauriti e hanno bisogno di risposte.